Questo è l'outfit di oggi. Allora, questo è il maglioncino che avevate visto nel video. Ma cioè, guardate quanto è bello. Vabbè, pantaloni neri, i miei amatissimi anfibi. E poi questo è il trucco. Cioè, questo rossetto è stupendo, è il numero 17 di Sephora, la tinta, bellissimo. E quindi questo è l'outfit, questo bel cinturone. E si scende. Buongiorno, benvenuti in un nuovo vlog. Sì, come sempre io lo inizio qui, domani non so dove lo inizieremo, perché in casa mia, soprattutto che c'è un tempo di merda, c'è una luce obbrobriosamente obbrobriosa. Quindi eccomi qui, oggi è 24, quindi auguri, anche se gli auguri già ve li ho fatti sia su Instagram che con il vecchio video su YouTube. Outfit l'avete visto? Giubbino di pelle, borsina, questa qui l'ho presa da Zui, che è bellissima. E nulla, quindi io sto uscendo, oggi è 24, quindi starete con me 24 e 25, 26 no perché non farò niente di che, vedrete cosa mangerò, vedrete i regalini che non saranno tanti, però ve li faccio vedere visto che me l'avete richiesto, fare un video apposita non conviene. Perché sono pochi, quindi ve le faccio vedere qui. Io sto scendendo, cioè già sono scesa, sto uscendo, quindi ci aggiorneremo dopo. Sono appena rientrata a casa, infatti, come vedete, caricatore, capelli brutti brutti brutti, quindi adesso mi cambio perché tra poco sta per iniziare il cenone e puzza, quindi andiamoci a cambiare subito. Eccomi qui, look cambiato. Potevo mai mettermi qualcos'altro di non sportivo? No. Eccomi qua, la mia amatissima tuta, non può mai mancare, mi sono anche attaccata i capelli, bene. E poi vedi, ac. Andiamo a pappare, tengo fame. Penso sono le 5 e mezza. Le togliamo questo zoom. Sono le 5 e mezza. Io ho fatto solo quel mini aperitivo che avete visto la foto. E tengo famissima. Quindi qualcosa, vediamo un po' di spruzzolare. Le fame, la mia selezione è questa pizza un po' brutta, ma ho fatto di più di io 15.000 passi, quindi è meritata. Precisa. Quando la fame ti assale e sono quasi le 6, ma ancora non è presto per mangiare, quindi apriamo i crostini e ce li mangiamo, perché sa pure mia sorella che non ce la fa più, quindi non fa niente oggi, niente dieta. Infatti, cioè, guardate qua, siamo andati con l'antipastino con le pezzette e poi pasta col salmone, aspettando il secondo. Infatti sto registrando un po' così, alzando la voce perché sentono le voci sotto. Sto veramente, oddio che bello il mio manto, sto veramente il cestolino, ma ok, sto vicino al fuoco e chi mi smuove da qui? Thank you.
totale completato, cioè guardate questo illuminante, com'è fenomenale, cioè così lo vedete, stupendo proprio questa tinta. Bella bella bella, qui ho fatto tutto il marasma di trucchi. L'illuminante che ho utilizzato, per chi può interessare, è questa collezione qui di Wyvern, che l'ho anche terminato. Cioè guardate qui, è stupendo, veramente bello. Poi vi volevo consigliare un'altra cosa, questa mascara dell'Astra, ok, è caduto. Questa mascara dell'Astra, questo qui, cioè è bellissimo, ma stamattina che re, è veramente bellissimo, quindi ve lo consiglio, costa 2,90 euro e non so se si vede, ma non si vede, però è veramente stupendo, costa pochissimo, lo trovate di bellezza, ma voi potete trovarlo in qualsiasi negozio. Questo qui è quello là volumizzante, c'è anche quello azzurro, verde, non mi ricordo. Comunque ve lo consiglio per quello che costa, approvatissimo. Ve lo feci vedere in una storia su Instagram e vi dico che è promosso. Ma poi c'è, guardate questo body, com'è bello. Questo è il body che ho fatto vedere nel video haul. Cioè, adoro. Quindi adesso sto ancora così con i diag, ma metterò i tacchi, poi mi vado a passare anche la piastra e poi dopo mi farò qualche fotina e poi ci vediamo dopo. Stamattina veramente vengono tutti a casa a fare gli auguri, infatti avete visto la tavola preparata, per questo motivo non ho mangiato il pandoro per fare scena. Ma va bene, guardate questa luce accecante, stamattina fuori fa anche freschetto, quindi vabbè, mi vado a passare la piastra. Quindi oggi buon Natale! Sono andati tutti via, quindi adesso sto scendendo, sì, ho tolto i tacchi, ho messo i diag che non si poteva. E quindi adesso sto scendendo, andiamo a vedere se hanno messo la tavola e vi faccio vedere. La tinta è intatta, si è tolto leggermente al centro, ma è fenomenale. Eccola qua, infatti la tengo qui, ho sempre queste qui di Sephora numero 17, ma devo dire che ce l'ho da stamattina e ho mangiato oggi, veramente ho mangiato tanto, infatti. Cioè, guardate la mia panza. Due gemelli. E veramente ho mangiato tanto e la tinta... top, veramente bella, scusate i miei capelli, ma ok. Quindi io sto andando dai nonni a fare gli auguri di Natale, sicuramente giocheremo a carte. Oggi vi ho fatto vedere quello che ho mangiato, poi sono salita sopra, mi sono buttata proprio sul letto e non so dove devo guardare. Ogni volta che accendo il telefono per filmare tengo il fiatone, ma ok. E quindi adesso sto andando lì, mi metto il giubbino, ho messo un coprispalle perché è trasparente, infatti. Quindi sicuramente faremo una bella partita a carte, la prima partita a carte delle feste natalizie, veramente. C'ho questi capelli, guardate un po', ma ok, non è bisogno dei nonni. Poi i regali non ve li farò vedere stasera, ma domani mattina con calma, così monto le luci, vi faccio vedere tutti i regalini e poi questo video lo vedete il 27. Thank you.
scusatemi la faccia, ma sono sfatta. Pure i capelli l'avevo attaccati, ma non mi piacevano, quindi ho messo solo un po' di correttore al volo, proprio a quel sapore. Dietro mi sono messa qui a terra, così vedete l'albero. Allora, prometto che non sono tantissimi regali, anzi sono pochi, perché i miei familiari mi hanno dato i money, quindi hanno fatto bene, vi ringrazio anche a voi. Allora, parto da due cose, cioè il marchio è Besana, che allora ho dato a mamma, ma che vi possono interessare perché sono anche delle cose un pochino più sane. Allora, andiamo con il primo pacchettino, cioè scusatemi, sto veramente il... ma ieri volevo farlo e non l'ho fatto più. Allora, abbiamo questa qui dell'Alma Verde Bio, una torta caprese classica. Questa qui, che okay, bisogna, cioè tipo sono gli ingredienti e poi dobbiamo amalgamarli, queste cose qua. Mi ricordo che l'assaggiai una volta e queste qui sono davvero buone. Quindi questa qui è classica al cioccolato fondente. Cioè, ma non mi posso guardare, ma lo so che voi mi volete bene. Poi questa qui è invece marchio Besana proprio, ed è sempre una torta caprese però al cioccolato bianco e mandorle. Poi, ok, queste qui sono delle scaglie di mandorle, sempre Besana. Io mi trovo bene con questi prodotti, infatti per questo motivo ve le ho fatte vedere. Poi queste qui invece, la granella di pistacchi, sempre Besana. Poi che c'è più? Questi sono i mirtilli, no, le sibac di mirtilli. Poi, infine abbiamo questo cioccolato, che questo è mio, cioccolato fondente, Besana, bellino. Poi andiamo al bustone. Allora, abbiamo questo mandorle. Poi, no, queste sono proprio nocciole, guardate. Tutta frutta secca, belle belle, con il logo, Christmas mix, belli. Queste nocciole sono fenomenali, queste qui sono già sgusciate, mamma mia, sono buonissime. Poi, oddio, gli arachidi, eccoli, però io vado pazza per gli arachidi. Poi cosa c'è? Questi sono riso soffiato ricoperto di cioccolato al latte, delle palline. Mi sta venendo fame. Poi questi sono tipo torrone vecchio di cioccolato con delle nocciole. Sì, pezzettoni di cioccolato ricoperti. Poi abbiamo anche le farine. Questa qui, farina di mandorla, farina di mandorle pelate. Con questi qui voglio fare tipo pancake, secondo me vengono davvero buoni. Poi cocco, farina di cocco, qua qui. E infine abbiamo granella di farina di nocciole. Quindi adesso io riordino e vi faccio vedere le ultime due cosucce. Mi hanno regalato, cioè, io lo adoro, è un pellicciotto, questo è il giubbino, io ce l'ho nero, quello là che feci l'anno scorso, tra io nulla, ed era quello là, sì, nero di Zwicky. Me l'hanno regalato anche verde militare. Allora, è così, verde, ma bellissimo. Qui c'è la solita pelliccia e poi all'interno c'è anche il giubbino perché è reversibile. E questo qui è la taglia L. E questa qui è una taglia L, devo dire che mi sta davvero bene. L'altra volta ho preso una XS, no, una S, cioè stavo fuori. Comunque bello bello bello. Poi ultimo regalo, i miei capelli, cioè questa è la nuova piega 2019, cioè molto sexy.
come ultimo regalo, infatti per questo ho messo in questo vlog perché non ho ricevuto tantissimi regali, è questo cofanetto della Laura Biagiotti, giusto? Sì, io. Eccolo qui, io. Ed è un profumo davvero molto buono, devo dire la verità. È così, io. All'interno si presenta così, io. E poi abbiamo questo, è il profumo. Questo va bene anche la borsetta perché è... non ci sono scritte che ml, 25 ml, è un eau de toilette. Ed è infatti a goccia piccolino. Buono, davvero buono. E poi questa qui è una crema corpo. Semplice, giusto un piccolo regalino. Però è davvero bello ed utile, io veramente come le uso. E nulla, quindi questo è stato il mio Natale 24 e 25, spero che vi ho fatto un po' di compagnia, voi sicuramente vedete questo video il 27, quindi non so se sarà l'ultimo video questo qui dell'anno, quindi io vi auguro un buon Capodanno e un buon primo dell'anno. Ciao!